Questi non sono materiali che stanno in bocca a 20 anni, manco 5 ci stanno, si rompono questi. Noi li teniamo massimo 6 mesi, vi ho detto. Questi sono i bus moldavi e sono elettrici. E il biglietto costa 2 lei. No, questi nuovi 3 lei, che sono 15 centesimi. Ok, però funzionano. Sono nuovi, c'è anche lo spazio per il disabile. La Coca-Cola costa 60 centesimi, 80 centesimi qua da noi, le sigarette 1 euro, nere 10. Quando poi sono andato a Verona mi è sembrato tutto caro. Una birretta 5 euro, il taxi 15 euro. Siamo andati da dove che eravamo. Insomma, ogni passo che facevamo con Inga e Diana erano 50 euro. Ogni passo proprio che facevamo, un passetto, no? Poi torni in Moldavia e torni a respirare quando torni qua. Ti sembra che lì si soffoca, che lì è tutto più costoso. Quando hai trovato la nazione più economica, tanto vale scegliere la Ferrari. Ed è questo il ragionamento che abbiamo fatto noi negli anni. Lavoravamo in un posto molto economico dove potevamo fare le cose di un livello superiore. Tant'è che l'abbiamo chiamata poi Superior. Alcune nazioni sta diventando pericoloso vivere. Sta diventando pericoloso perché devi scendere a compromessi. Ti metti i denti in bocca, però non sono gli stessi materiali che tu pensi, cioè ti fanno magari una pubblicità, vedi i denti, dici ci avrò di nuovo i denti. In realtà quelli non sono denti, sono delle cose delle volte provvisorie con materiali che sono molto fragili oppure che si scende a compromessi sul numero addirittura di impianti. Se posso mettere 8 impianti ne metto 4. Comunque è un tavolo che regge con 4 gambe. Però se noi possiamo fare il meglio, in Moldavia abbiamo la possibilità di farlo. E abbiamo chiaramente tutto a nostro vantaggio, le tasse al 12%, gli stipendi che sono più bassi. Però in realtà anche in Moldavia si sopravvive, tutti hanno una casa di proprietà. C'è la classe media che è veramente ampia, la classe media è come l'Italia degli anni 70. Il discorso è che lì è diventato molto costoso, cioè è stato pompato troppo quella nazione con le tasse. Tasse, una bacinella bucata, no? Metti acqua, però sempre scende l'acqua, non si riempie mai. Qua invece metti poca acqua, però si riempie, perché ancora è così. Questo perché, perché vi faccio ragionare su di questo oggi? Vi faccio ragionare su questo per portarvi del perché la linea superior, del perché il centro sviluppo e ricerca. Quando abbiamo aperto qua in Moldavia, avuto tanti pazienti, 2012 prima clinica che era stata fatta, che abbiamo lasciato poi di fianco. Abbiamo riaperto poi 2015 facendo l'ampliamento qua, poi un altro ampliamento, non mi ricordo più, 2017 o 16, e ora stiamo invece consolidando, nel senso stiamo lavorando sui workflow, sui flussi di lavoro, riunioni, personale, dipartimenti, riunioni giornaliere, e avevamo di fronte a noi una scelta, perché o ci estinguevamo oppure continuavamo. Perché stavano arrivando pazienti tutti come voi, molto complessi, perché essendo il paese più economico, arrivavano casi di distruzione completa della bocca, non alcuni denti. O li sai fare quei casi o ti iniziano le recensioni negative. Dopo 6 mesi collassi, proprio vieni sepolto da recensioni negative perché i lavori crollano a un certo punto. E allora abbiamo scelto la strada di studiare, andare in profondità e fare iperspecializzazione sui casi complessi. È quello che ci ha portato poi a girare il mondo, a me personalmente a girare, andare dai migliori odontotecnici a capire cosa funzionava, cosa non funzionava. Loro te lo dicono, quello che funziona e quello che non funziona, perché neanche la protesi, questa che avete in mano, la fa l'odontotecnico. Okay, il dentista prende solo l'impronta. Il dentista poi ve la mette in bocca e vi stringe la mano. Vi ho fatto i bei denti, no, l'odontotecnico gli ha fatto i denti, ok? E noi diamo molto spazio agli odontotecnici, 3D Smart Dental, il laboratorio qua sopra, loro sono i veri artisti, Adrian, gli altri danno le informazioni che è giusto, vanno date in maniera corretta, però
devono interfacciarsi col paziente, gli odontotecnici, e vedere con le fotografie, per quello vi facciamo tutte le fotografie appena iniziamo, perché ci servono poi per lavorare in laboratorio, e anche per vedere il risultato. È un risultato accettabile o no? Facciamo le radiografie a ogni step, a ogni fase. Se ci sono dei problemi, poi quelli li usiamo, le radiografie, per dialogare tra noi. Girando il mondo, poi ho fatto le connessioni con i più grandi designer, li vedete qua, e con cui abbiamo fatto poi sviluppo delle varie Livio. Uno di loro è lui, Livio, che è venuto qua da noi. Ne abbiamo in Portogallo, in Spagna, Madrid, bravissimo lui, Anshul, Indiana, Romania, Gabi, lui ci ha settato il laboratorio qua, dal Regno Unito, California, Polanco pure lavora con noi, Batch Mago dalla Russia, sono stato anche da lui da poco, e anche Ucraina. Tutti uniti contro l'intelligenza artificiale, nel senso o i denti te li fa il computer con un clic oppure ci metti il lato artistico dentro. Oggi come oggi ancora serve l'essere umano, perché stiamo parlando di lavori che devono essere personalizzati. Non puoi, come l'automobile, mettere un algoritmo e ti crea l'automobile. Si può fare, sì, si può fare, però non riesci ad arrivare a un livello di personalizzazione come può essere quella. Lì serve l'occhio femminile. Infatti noi in finalizzazione abbiamo donne, perché l'occhio femminile riesce a cogliere delle sfumature, è proprio stato studiato che l'occhio maschile invece non riesce. Se tu vuoi raggiungere il fotorealismo, lì alla fine ti serve un occhio femminile per arrivare a fare quel tipo di biomimetismo. Volevo allora connettere l'audio. Dottor Fania. Questa è la linea che noi stiamo spettacolarizzando a livello internazionale sui gruppi di odontotecnici, e ci sono dei contest aperti dove alcuni casi noi li produciamo qua in Moldavia con designer moldavi, altri invece li stiamo realizzando con quei designer che vi ho fatto vedere prima. E stiamo praticamente distribuendo questi casi nei vari gruppi delle varie nazioni che si occupano di odontoiatria. Ok, ci fanno i complimenti. Ci fanno i complimenti, vogliono venire anche a lavorare qua. Questo è il motivo per cui lo facciamo. Okay? Lo facciamo per due motivi. Uno è comunicare col paziente e quindi spiegargli quelle che sono le linee facendo vedere, ma l'altro, che è il più importante per noi, è quello di attrarre i cervelli. Perché quando noi cresciamo, e anche rapidamente come stiamo crescendo noi, abbiamo bisogno di cervelli. Da poco sul gruppo ho messo questa foto dove chiedevo a voi sul gruppo di che si tratta. Queste sono delle domande. I magri comprano il giornale, leggono i libri. I grassi comprano il giornale, scrivono romanzi. Chi compra il giornale è furbo. Si individui la conclusione corretta fra le seguenti. E qua devi dire qual è quella giusta. Che cos'è questo? Non li conoscete, perché se li conosceste come io li conosco, sareste odontoiatri. Sono i quiz di selezione di odontoiatria, questi. Ok, poi immaginate se io dovessi scegliere i chirurghi con quei quiz. Vi fareste curare? Ok, se dovessi scegliere la squadra in questa maniera. Quelli sono i quiz che impediscono a grandi menti, a brave mani, di entrare e diventare medici. Ok, a mio parere dovrebbero essere aboliti. Tutti dovrebbero, se uno se la sente di fare il medico, puoi studiare. Quelli sono i libri, quelli sono i corsi. Ormai i corsi sono anche online, non hai bisogno di uno che ti spiega come me le cose. Ci sono le registri una volta e ci sono le università online. Quello che serve è fare pratica. Ci
ce n'è pazienti con cui fare pratica, c'è una nazione su cui fare pratica. Salario basso e chi rimane diventa un bravo medico, un bravo odontoiatra. Ok, io avevo tantissimi colleghi che ancora oggi non lavorano. Perché? Perché selezionati. Erano magari bravi nella logica, ma poco bravi nella creatività. E delle volte un intervento, più delle volte ha bisogno di creatività, non logica. Perché non è che vai dal dottore, che problema ho? Può essere questo, questo, questo. Ok, quindi che problema ho? Può essere questo, questo, questo. Ok, quindi quello non è un bravo medico. Che se no prendo il libro e me lo leggo, mi serve interpretazione, mi serve anche inferenza, quella che si chiama inferenza, cercare di arrivare a una conclusione. La squadra, il modo giusto di crearla, ve l'ho fatto vedere qual è. E perché vi parlo di squadra? Perché io da solo questi non riuscirei a farli. Servono almeno 15 persone e brave per fare questi lavori complessi. Se noi volevamo fare un centro d'eccellenza specifico per un tipo di lavori molto complessi, ci servivano non solo i macchinari. Quelli li compri, li installi lì, viene, ti fanno il training e ti insegnano a usarlo, ma ci servivano prima di tutto persone. Bravi chirurghi, bravi protesisti e tutte le persone di contorno. E l'unico modo di creare la squadra, che è stato poi il modo vincente che abbiamo avuto, è stato spettacolarizzare. Spettacolarizzando ci sono avvicinati i migliori. Ci hanno visti e volevano lavorare con noi. E quello che succede, se tu pensi un bravo cuoco, uno chef stellato, quello sa nel ristorante dove vorrebbe lavorare. Ok, non è che lui manda il curriculum, lui sa, anzi, ha le richieste di altri ristoranti che lo corteggiano, come noi corteggiamo, abbiamo corteggiato molti di loro. L'ultimo, Dumitru, 5 ore mi ricordo ancora di trattativa per convincerla a venire a lavorare da noi. Il codice di sblocco è stato: facciamo un microfilm al mese sui lavori che fai. Ok, vengo da voi. Non gli interessavano i soldi, non gli interessava l'orario, a lui gli interessava far vedere quello che faceva. Perché come i bravi artisti, gli piace quando gli dai credito e ci mette la firma. Se tu fai un piatto e il piatto non si vede chi c'è dietro, è solo una scritta sul menù, che sia lui o il Bangladesh a cucinare la cacio e pepe, non ti prendi i peggiori chef, ti prendi. Quando noi invece diamo credito a loro, loro fanno a gara poi per fotografare, farlo bello, farlo essere parte poi del film.